各位兄弟姐妹你好，我是叶少玲 Helena。我好高兴。Saluto, cari fratelli e sorelle in Cristo, mi chiamo Alina. Sono molto felice di avere l'opportunità di condividere con voi la mia esperienza spirituale oggi. Vorrei iniziare la mia storia nel 1988, allora sono emigrata da Hong Kong a Toronto. È stata una vera sfida nel nuovo paese ricominciare proprio da zero. Tuttavia, sono sempre stata una persona molto positiva e poco dopo essere arrivata a Toronto ho trovato un ottimo lavoro. Poi ho escogitato un aggressivo piano di apprendimento per me stessa. Volevo costruire una buona carriera attraverso il duro lavoro e l'apprendimento. Ho lavorato molto, molto durante tutto questo periodo per raggiungere quell'obiettivo, ma purtroppo inaspettatamente dopo un anno tutto si è fermato bruscamente. Il 19 settembre 1989 quella apparentemente fatidica mattina sono scivolata mentre attraversavo una strada col traffico e sono stata investita da un veicolo. Ho avuto gravi fratture, ho dovuto adattare il mio obiettivo a quello e nei mesi che seguirono la mia routine normale consisteva in interventi chirurgici, trattamenti e fisioterapia. Mi ci sono voluti 5 anni per tornare a camminare normalmente e quando mi è piaciuto molto leggere libri sulla spiritualità e ho iniziato a godermi la preghiera. Volevo essere unita a Gesù e desideravo la sua compagnia. Poi ho avuto opportunità di leggere il libro scritto da Wayne Weibel su Medjugorje. Avevo già sentito parlare di Medjugorje, ma non conoscevo i dettagli dei messaggi di Medjugorje e delle apparizioni della Beata Vergine Maria in quel luogo. Ho ingoiato quel libro con molto entusiasmo. Quel libro e io siamo stati inseparabili per giorni. Il contenuto del libro mi ha entusiasmato e sentivo che ogni battito del mio cuore era pieno dello Spirito di Gesù, ma sfortunatamente il mio entusiasmo è diminuito nel tempo. 5 anni dopo, un pomeriggio, ho sentito un forte bisogno di leggere qualcosa e almeno 200 libri erano ordinatamente sistemati sugli scaffali di mia casa e sono andata allo scaffale ed ero pronta a prenderne uno. E tra centinaia di libri il mio punto di vista è caduto solo sul libro Messaggio di Medjugorje. Ho ricominciato a leggere quel libro. Non so perché. Ho provato lo stesso shock anche se lo stavo leggendo per la seconda volta. Il mio cuore era di nuovo pieno di entusiasmo. Ma c'era una differenza però. Oltre ai sentimenti forti, una voce tranquilla mi sussurrò nell'anima. Traduci questo libro. Traduci questo libro in cinese. Traduci questo libro per le persone che leggono solo il cinese. Anche loro devono conoscere le apparizioni della Beata Vergine Maria e il messaggio di cui abbiamo urgente bisogno di pentirci. Non sapevo molto di traduzione, né avevo mai fatto traduzioni prima. Ho resistito e ho cercato di non pensarci troppo. Tuttavia, la voce calma e l'invito a tradurre questo libro sono rimasti nella mia mente. A causa di questo ho cominciato a soffrire di insonnia. Alla fine, non vedendo altre soluzioni, ho chiesto a mio marito di scrivere a Wayne Weibel e chiedergli il permesso di tradurre il suo libro in cinese.
E subito dopo che la lettera è stata spedita, ho sentito un profondo rammarico. In preghiera ho chiesto al Signore: non sono sicura di essere in grado di tradurre quel libro. È tua volontà tradurre quel libro? Ho persino negoziato con lui: se tradurre questo libro è la tua volontà, per favore dammi un segno. Poiché sono lenta a capire le cose, dammi un segno abbastanza chiaro per capire che è la volontà tua. In attesa di un segno dal cielo, ho ricevuto una lettera da un sacerdote di Hong Kong. In allegato alla lettera c'è un manoscritto della biografia del mio ex sacerdote, dal quale ho appreso la mia fede mentre ero ancora a Hong Kong. Il sacerdote che mi ha inviato la lettera ha scritto quella biografia in inglese e mi ha chiesto se potessi tradurla in cinese. Ero convinta che la lettera di quel prete di Hong Kong fosse il segno chiaro che io aspettavo, e qualche tempo dopo ricevetti anche una lettera da Wayne Weibel che mi dava il permesso di tradurre il suo libro. Entrambe le lettere sono arrivate lo stesso giorno e mi sono chiesta: potrebbe esserci un segno più chiaro di questo? E così ho iniziato a tradurre quei libri. Ho iniziato con la traduzione della biografia. Il testo non era lungo, quindi è stata una preparazione perfetta per me. Non appena la biografia è stata completata, ho iniziato a tradurre il libro di Wayne Weibel. Ho davvero cercato di tradurlo bene, perché è opera della Beata Vergine Maria. Sfortunatamente, l'incidente che mi è successo più di 10 anni fa ha prosciugato le mie energie, la mia salute è peggiorata enormemente, e quando mi concentravo sul lavoro sentivo dolore in tutto il corpo. Ho dovuto interrompere spesso e riposare a letto. Ho lottato ogni giorno, seguivo la stessa routine ogni giorno: tradurre, sentire dolore, sdraiarmi, poi tradurre, sentire dolore, sdraiarmi di nuovo. Spesso pregavo con dolore e lacrime: Signore Dio, Dio mio, aiutami, ho dolori molto forti. Più volte ho voluto arrendermi. Una mattina, quando ho acceso il computer, ho visto sul monitor una bellissima immagine della Madonna di Medjugorje. Non era solo straordinariamente bella, ma evocava in me una sensazione piacevole. Quell'immagine non mi ha ossessionato così tanto, però, di smettere di pensare di rinunciare alla traduzione. Pochi giorni dopo, mio marito entrò nel mio studio. Ho indicato il monitor e ho chiesto: dove hai trovato questa bella immagine per il nostro computer? Ha risposto, sospettoso lui: cosa? No, non l'ho fatto io. Pensavo che tu avessi scaricato quella foto. La sua risposta mi ha scioccato. Ho pensato: allora, non l'ha fatto lui? Non l'ho fatto io? Quindi, da dove viene quell'immagine della Beata Vergine Maria? Chi l'ha scaricata sul nostro computer? Ho chiamato amici che capivano i computer e tutti dicevano che era impossibile. Alla fine un'amica mi ha detto di avere un'amica esperta di computer e secondo quell'amica il mio computer è stato infettato da un virus. Che virus meraviglioso, pensai io.
Finalmente ho cominciato a capire il significato di questa immagine, che la nostra Madre Celeste vuole che io completi quella traduzione. La foto è stata per me un incoraggiamento e da quel momento non ho più pensato di arrendermi. Ho continuato con la minuziosa traduzione e attraverso la preghiera ho imparato ad alleviare la pressione e sono rimasta vicina alla nostra Madre Celeste. Più dolore sentivo, più ero vicino a lei. Le idee vaghe che avevo in mente si sono lentamente chiarite e questa è stata una preziosa lezione di vita per me. Mi sono ricordata che quando sono arrivata per la prima volta in Canada, più di 10 anni fa, avevo studiato diligentemente, lavorato altrettanto duramente e mi sono presa cura della mia famiglia con grande sforzo. Ero sempre esausta, ma non pensavo nemmeno di arrendermi. Mi sentivo imbarazzata perché stavo pensando di rinunciare a qualcosa che stavo facendo per la Madonna. Pensavo di essere come una pianta in un vaso, fallisco perché il terreno è sterile. Quindi Dio mi ha tolto da quel vaso e mi ha messo in un vaso nuovo con un terreno fertile. In questo nuovo vaso ho riscoperto Dio e l'ho incontrato in un modo nuovo. La mia prima priorità su un terreno fertile divenne cercare Dio. Ho scoperto da quando cercavo attivamente Dio, Egli era lontano da me, introvabile. E così ho cercato di calmarmi. Non ho cercato di chiedere nulla, nemmeno il Signore. E fu allora che mi resi conto che il Signore sta parlando alla mia anima quando meno me lo aspetto. A volte ha detto molte parole, a volte solo poche parole e a volte solo una parola. Sentivo che le sue parole erano più forti quando diceva solo poche parole e quelle nella mia mente potevano rimanere più a lungo. Ho sempre cercato di avvicinarmi al Signore pregando il rosario. Succede che non preghi 5 decine, perché dopo qualche Ave Maria la mia mente scivola in una zona di completo silenzio dove non ci sono pensieri. In quel momento permetto al Signore di controllare la mia mente e sono pronta a seguirlo ovunque voglia condurmi. Infine, vorrei aggiungere che la traduzione cinese del messaggio di Medjugorje è stata completata a metà del 2000. Grazie all'aiuto di amici, la versione cinese di questo libro è stata pubblicata nel giugno di 2001. Giugno è il mese in cui la Madonna è apparsa per la prima volta a Medjugorje e la versione cinese di questo libro è stata quindi un regalo per la celebrazione dell'anniversario dell'apparizione a Medjugorje e anche il mio dono filiale alla nostra madre. Thank you.